runner vuole presentare in ambito mixology, sono due, o meglio quattro, quindi un 2x2. La prima sono due room che hanno la particolarità di essere interamente prodotti in Italia. Quindi partiamo da una melassa importata dal Centro America, che viene fermentata, distillata e, per uno dei due prodotti, invecchiata in Italia. Ne esce un room che vuole avere una personalità innovativa, particolare, non essere una copia dei room molto più blasonati, molto più tradizionali, che vengono dalle zone originarie di produzione. Particolarità del nostro rum invecchiato, che si chiama R74, è che viene invecchiato nelle botti di un altro prodotto, botti già usate. Il prodotto che era prima nelle botti che noi utilizziamo è un distillato di mele, monovarietale, mele Grafensteiner, tipiche della nostra zona di origine, l'Alto Adige, e il metodo di invecchiamento è un metodo Solera. Il nostro rum riposa per 3 anni all'interno di queste botti, ne esce un prodotto finito che ha una personalità direi poliedrica, che viaggia fra il fruttato e il fumoso, con delle note interessanti di frutta secca, dei datteri, ma anche della torba. Il rum bianco è altrettanto interessante, viene presentato in grado decisamente più alto del normale, perché esce a 52 gradi, diluito a 52 gradi, è un prodotto principe per la mixology. Gli altri due prodotti sono due vermouth altoatesini, sì, fino in fondo, di personalità, i cui due vitigni di origine sono un Gewürztraminer e una Schiava, quindi vitigni tipici dell'Alto Adige. Diciamo una fusion diagonale.